Allora ragazzi, ci raccontate la vostra avventura? Sì, allora siamo partiti da Londra il 1 aprile 2022 e dopo un paio di giorni siamo arrivati a Parigi passando per Dieppe col traghetto e subito dopo abbiamo continuato, dopo un giorno di riposo abbiamo continuato verso il sud-est della Francia, quindi Belfort, per poi entrare a Basilea, Basilea-Zurigo, Zurigo-Zernez. Abbiamo fatto 3 giorni in Svizzera e in Svizzera abbiamo scavallato le Alpi, detta brutalmente, e per entrare al confine italiano, quello appena sopra Livigno in Val Venosta. E niente, dopo un paio di giorni siamo arrivati a Bassano, dove ci siamo riposati un pochettino, e poi è una grande emozione essere accolti, ecco, qui dal comune di Sugana, nel mio luogo d'origine, ecco. E poi nella sua mezza terra natia, perché è metà bassanese, quindi è un grande onore. Ecco, raccontateci, siete amici voi, come vi siete incontrati? Ci siamo conosciuti in cucina, lui era il mio superiore, perché lui era più avanti di me nei livelli. E mi ha insegnato tanto in cucina, lavoravamo in questo ristorante molto grande di Londra, e dove abbiamo passato 4 anni insieme, poi io sono andato a fare un'esperienza all'estero. E adesso sono tornato a Londra e per coincidenze di non avere un lavoro, non avere una casa, perché stavo vivendo da lui appunto, e abbiamo trovato l'occasione di fare questo viaggio. Però era un po' di tempo, vero, che volevate organizzarlo? Assolutamente, è una cosa che nasce sin da quando ci siamo comprati la bicicletta, quindi direi 3 anni fa, addirittura prima della pandemia. Poi abbiamo organizzato anche un viaggio in Scozia in bicicletta e poi è susseguito questo viaggio in Europa. E le emozioni, insomma, di essere accolti qui dai cittadini di Susegana, Ponte della Priula? Assolutamente tanta, anche dopo... Io non realizzo ancora di averlo fatto, veramente. Rendersi conto di aver fatto tanti chilometri. Probabilmente io realizzo perché sono arrivato nel mio luogo d'origine, lui domani. Sicuramente grande festa a Udine.